Se seguire il campionato di Serie A ha ancora il suo perché, il merito è tutto del Crotone, che clamorosamente ha riaperto la lotta salvezza, riportando all'inferno l'Empoli e tirandosi tra le fiamme anche il Genoa. Se domenica il Milan non fosse riuscito a pareggiare, a Liguri e Toscani sarebbe venuto un colpo. Per fortuna loro, il diavolo ha strappato via un punto dallo Scida ed il Crotone ha accorciato solo di una lunghezza su entrambe, KO rispettivamente, contro Chievo e Sassuolo. Ora, i punti di distanza sono 4 dall'Empoli e 5 dal Genoa. Le partite che mancano all'appello sono 4, i punti in palio 12. Pescara, Udinese, Juventus e Lazio, le prossime avversarie rossoblù. La rincorsa resta difficilissima, è chiaro, e non solo per le antagoniste pitagoriche, quanto piuttosto per le motivazioni di chi andrà a lottarsi la posta in palio contro Liguri e Toscani. Il Genoa dovrà affrontare Inter, Palermo, Torino e Roma, l'Empoli, Bologna, Cagliari, Atalanta e Palermo. Più probante il calendario dei grifoni di Juric, meno impervio, quello davanti agli occhi dei ragazzi di Martuscello. Mantenere la Serie A resta impresa ardua, complicata, quasi impossibile. Ma vuoi mettere il gusto di vedere con gli occhi sgranati Empoli e Genoa? Alessio Bonpasso per la CNews 24.